si apre la 57esima mostra nazionale del tartufo di Acqualagna, un'edizione speciale perché è un'edizione della Rinascita ma anche un'edizione del cuore, perché sì, il tartufo unisce infatti ospiti, le popolazioni colpite dall'alluvione, tutte nel segno del tartufo e della convivialità. Una grande edizione che fino al 13 di novembre proporrà cooking show, eventi e naturalmente la possibilità di acquistare e gustare il tartufo bianco pregiato di Acqualagna. Si apre ad Acqualagna la 57esima fiera nazionale del tartufo bianco fino al 13 di novembre. Quest'anno ha un significato particolare, tra poco scopriremo il perché, però iniziamo con una panoramica di questo evento. Allora, 23 ottobre, 13 novembre, sono 9 giornate impegnative dove Acqualagna è pronta, è partita con l'organizzazione diversi mesi fa e abbiamo scelto di fare tutti questi appuntamenti perché vogliamo offrire e dare la massima ospitalità ai turisti che verranno a gustare il tartufo nel nostro territorio. Il 23 novembre si parte con il botto, con la consegna della ruscella d'oro alla città di Pergola, che quest'anno purtroppo per via dell'alluvione non ha potuto organizzare la fiera del tartufo. Allora noi, per rispetto dei nostri vicini e visto l'importanza di un appuntamento del genere per una città come Pergola, abbiamo deciso di riconoscere l'importanza di Pergola attraverso la consegna di questo premio e allo stesso tempo di ospitare dei produttori di Pergola nel nostro territorio, quindi nelle giornate di fiera, per poter vendere i loro prodotti, visto che non c'è questa possibilità per loro. Allo stesso tempo oggi avremo anche la consegna della ruscello d'oro allo chef Gennaro Esposito, anche questo ci sottolinea l'importanza della fiera di Acqualagna, dove si alternano da anni ormai chef di grido, stellati, pluristellati. Non sto a rielencare i nomi, basta andare sul sito, li trovate tutti. E poi ci sarà un bel appuntamento, sempre all'insegna della solidarietà, il 30 di ottobre, dove diversi musicisti si esibiranno gratuitamente e si alterneranno dalle 11 del mattino alle ore 24 il 30 ottobre a teatro, e tra gli ospiti abbiamo, giusto per citare un nome molto importante, Rafael Gualazzi, conosciuto, e l'incasso di questo evento sarà devoluto al comune di Cantiano per la riapertura del teatro di Cantiano, appunto. Quindi tanti appuntamenti che riguardano la cucina abbiamo da offrire, i visitatori potranno visitare chiaramente le nostre bellezze ambientali, il Furlo in primis, abbiamo il museo del tartufo, c'è da visitare Casa Mattei, il museo archeologico, un appuntamento importante è la riapertura del museo archeologico, in più una mostra d'arte contemporanea, nonché tante cose da gustare nei ristoranti del territorio. Ecco, abbiamo spiegato il perché è così importante quest'anno la vicinanza alle altre città del tartufo, ma anche alle località colpite dall'alluvione del 15 di settembre. In più sono i 60 anni dalla morte di Enrico Mattei, quindi ci sarà una mostra permanente. Enrico Mattei, noi siamo qui in piazza Enrico Mattei, piazza che venne dedicata appunto dopo la tragica scomparsa di Enrico Mattei nel 1962. Noi, per ricordare il 60esimo dalla morte, il 27 ottobre del 1962, abbiamo previsto una mostra temporanea dove abbiamo esposto dei giornali dell'epoca, riprodotto dei giornali dell'epoca e delle foto dell'epoca che riguardano sia Acqualagna ma non solo, il mondo in generale, che raccontano la figura di Enrico Mattei, una figura ancora oggi sempre più attuale, perché un uomo che vide molto lontano e sottolineò il problema dell'energia in Italia, e oggi il problema dell'energia è attuale, quindi chissà mai che non torni una figura così importante come Enrico Mattei. In un piccolo paese come il nostro ha prodotto una figura così importante, una personalità che il mondo ci ha invidiato, ci auguriamo che il mondo possa ritrovare, l'Italia in modo particolare, ritrovare una figura così importante. Enrico Mattei mi ha sempre ispirato fin da ragazzino, io abitavo a 55 passi dalla casa di Enrico Mattei, quindi è una cosa che mi lega molto, e mi ricordo una gigantografia di Enrico Mattei quando ero un bambino, vedevo una persona, un gigante, e poi ho capito che gigante fosse nella realtà come persona.
Volevo aggiungere che noi proprio da diversi anni, su mia iniziativa, abbiamo istituito il premio Enrico Mattei, che va a premiare appunto l'uomo, l'imprenditore, e è un riconoscimento importante che viene dato a un imprenditore che si è messo in luce a livello nazionale o internazionale nel nostro territorio, e negli ultimi anni abbiamo avuto imprenditori molto molto importanti, e questo ci dà ancora più lustro sia alla città di Acqualagna ma anche alla regione Marche e all'Italia intera. L'autunno è entrato nel suo vivo, anche se le temperature ancora non ce lo confermano. A confermarcelo sono gli eventi del territorio provinciale, che hanno come protagonista ovviamente il tartufo, e siamo ad Acqualagna. Cioè, che l'autunno entra nel suo vivo si vede, abbiamo dei paesaggi bellissimi con lo scotano, e sapere che sotto lo scotano o sotto altri alberi del bosco che ci danno questi stupendi colori si nasconde questo tubero, questo tesoro prezioso che è il tartufo, è ancora più piacevole. E io credo che Acqualagna e tutto il nostro territorio sia un punto di riferimento nella raccolta del tartufo, nella ricerca e raccolta del tartufo a livello italiano. E tante sono le specie di tartufo che nascono dalle nostre parti. Mi dicevano tempo fa che su 7 specie che sono nel nostro territorio si trovano. Ma la cosa che vorrei far notare è che in questo periodo di fiere del tartufo sto facendo dei giri su tutto il territorio ed è nato uno spirito di solidarietà tra i comuni che sono produttori del tartufo e che sono stati poi anche quelli colpiti dagli eventi calamitosi. Questo, come presidente della provincia, mi fa solo piacere e faccio complimenti a tutte le Proloco e agli organizzatori che hanno pensato a questa cosa. Quindi possiamo dire che il tartufo unisce non solo nel gusto ma anche nello spirito, nella solidarietà. Allora, mia moglie non ama il tartufo, io amo il tartufo, per cui non ci unisce, ci divide. Però nello spirito e nel gusto, visto che il 99% della gente ama il tartufo, sì, il tartufo è una caratteristica e una identità del nostro territorio, per cui può solo unire. Che tartufo troviamo quest'anno? Beh, un po' tutti i tartufi di stagione, quindi partendo dal re del tartufo, che è il tartufo bianco, il tuber magnatum pico, e il tartufo nero, l'uncinatum, la variante dello scorzone invernale. Acqualagna Tartufi è un brand che si lega indissolubilmente a questo territorio, e nella lunga storia come la vostra, quali differenze avete riscontrato anche visti i cambiamenti climatici di questi ultimi tempi? Beh, certamente la produzione del territorio è calata notevolmente, sì, ha inciso tantissimo le condizioni climatiche, ma certamente il fatto anche che non c'è stata dietro una politica di salvaguardia del territorio. Per farvi un esempio, c'è stata l'alluvione a Sassoferrato. Io lì ho una tartufaia di 20 ettari e l'unica zona che non è franata, che è rimasta intatta, è la mia tartufaia. Chiediamoci il perché è una zona pulita, è una zona comunque tenuta bene. Pulizia del sottobosco, rinfrescare sempre i tagli delle piante, non tenere solo delle piante vecchie, perché nella pianta vecchia poi il tartufo non cresce più. Certo, non c'è più il boscaiolo, non c'è più chi vive il bosco, e le persone che lavorano il terreno, cioè lo Stato ci dà dei soldi per tenerli incolti, e invece tenere i terreni e i campi arati e lavorati fa sì che il tartufo cresca in modo più fiorente.
c'è stato un po' l'abbandono delle campagne e il tartufo per fortuna è uno di quei prodotti che invece ancora tiene i cittadini nelle zone montane, le zone più dure, comunque è difficile viverci, però li tiene qui sul territorio, quindi bisognerebbe fare una politica per incentivare questo commercio. Il tartufo unisce nello spirito, nella solidarietà, ma unisce un territorio, perché questo è il territorio del tartufo e Acqualagna ha conferito la Rucella d'Oro alla sua massima onorificenza a Pergola. Sì, siamo molto onorati di questo riconoscimento e molto grati al Comune di Acqualagna, a tutta l'amministrazione, a tutta l'organizzazione di questa manifestazione per l'accoglienza che ci ha riservato in questa occasione. Purtroppo in seguito all'alluvione abbiamo deciso di annullare l'edizione di quest'anno della nostra Fiera del Tartufo e abbiamo trovato veramente tanta solidarietà e tanta accoglienza da parte delle altre città che sono legate comunque al tartufo. Questa sarà l'occasione per stringere ancora di più rapporti e collaborazioni tra di noi anche per il futuro. Qual è la situazione a poco più di un mese nella sua città, Pergola? Ma a poco più di un mese molti lavori sono stati fatti, ma molti altri sono ancora da fare, le famiglie sono ancora in difficoltà e sicuramente c'è bisogno da parte di tutti gli enti pubblici di continuare a lavorare e fare prima possibile per rispondere a quelle che sono le esigenze delle famiglie che hanno avuto i danni maggiori in seguito all'alluvione. Onorevole, questa è una delle prime uscite pubbliche in un territorio molto legato al suo di origine, che è Pergola, qua siamo ad Acqualagna e oggi c'è un'unione particolare tra queste due città. Sì, voglio ringraziare gli organizzatori di questa meravigliosa manifestazione per l'invito, che mi rende particolarmente onorato perché, come diceva lei, è la prima volta che partecipo alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna come deputato della Repubblica, quindi come rappresentante istituzionale proprio di questo territorio. Questa fiera compie 57 anni, ciò significa che Acqualagna insieme alle altre città del Tartufo hanno saputo comprendere sin da subito le potenzialità di questo meraviglioso prodotto del nostro territorio, l'hanno saputo valorizzare e promuovere in Italia e poi nel mondo. Il tartufo rappresenta il diamante della terra che oggi viene servito nei piatti dei più prestigiosi ristoranti d'Italia e del mondo ed è una eccellenza del nostro territorio che noi marchigiani abbiamo qua proprio dietro l'angolo, un'eccellenza del Made in Italy. Io sono quindi particolarmente grato anche al nostro Presidente del Consiglio per aver voluto denominare uno dei suoi ministeri, il Ministero per lo Sviluppo Economico, quale Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con questo Ministero, che fra l'altro è anche presieduto da un rappresentante del mio partito, saremo in grado di valorizzare ancora di più i nostri prodotti tipici, il Made in Italy e quindi anche il nostro tartufo. Assessore, la Regione è presente per essere vicina a un'eccellenza di questo territorio che appunto è le tartufe e Acqualagna e oggi ha dato una prova anche di grande inclusività, accogliere le città colpite dall'alluvione e spesso colleghe per quanto riguarda i tartufi. Allora, la Regione ovviamente è vicina a questa iniziativa, ma è vicina a questi territori, ai territori montani, perché vedete una cosa che non si dice mai. Cominciamo a parlare di questo. Noi abbiamo nelle mani in questa provincia, in quel territorio, un ambiente integro, ben mantenuto e deve essere un ambiente anche vissuto, quindi persone che vivono in questi territori, portano avanti le loro attività, chi in agricoltura, chi il tartufo, chi il turismo, chi l'agriturismo e in qualche modo il territorio quindi va vissuto, va mantenuto vivo. Questa è un'eccellenza, non per niente qui ad Acqualagna ma così in tanti altri comuni anche qui vicino, mi si dice che ci siano oltre 1000 persone col patentino da raccoglitore di tartufo.
tartufi, quindi non tutti lo faranno per business, alcuni lo faranno magari per hobby, però è una fetta importante dell'economia, molto importante dell'economia di questo territorio, sia la commercializzazione ma anche proprio l'attività del cavatore. Di conseguenza non possiamo che essere vicini, ripeto, a questo territorio, verso un'attività che si sta anche sviluppando, la tradizione della cultura, della storia ma anche delle attività economiche, quindi è certo che la regione è qui in prima fila. Alcuni imprenditori ci hanno detto che l'attività delle tartufaie permettono di mantenere un ambiente sano, quindi potrà essere una tecnica per evitare altre catastrofi come quelle che abbiamo vissuto? Sì, la tartufaia nasce le tartufaie nascono nei boschi, di conseguenza l'area più è boscata, più il bosco è pulito, più il bosco è mantenuto, più riceve le piogge, più evita, diciamo, lo scivolamento a valle immediato della pioggia che cade repentina, quindi vanno anche non solo incoraggiati, anche ringraziati coloro che operano su questi territori ancora in prima persona. Domenica prossima, domenica 30 ottobre, ci sarà un concerto dalle 11 alle 24, 13 ore di musica proprio per Cantiano. Questo permetterà, con la raccolta dei fondi, di contribuire alla rinascita del vostro teatro. Sì, io ringrazio il Comune d'Acqualagna, l'amministrazione, tutti i cittadini, tutte le tante band che si esibiranno in favore di Cantiano, ringraziando per la vicinanza, per il supporto in questa difficile fase che guarda la ripartenza. Ecco, Cantiano è stato segnato non solo al patrimonio pubblico ma al suo tessuto socio-economico, quindi con questi fondi cerchiamo di poter dare liquidità immediata, ristori iniziali per poter alle nostre tante attività d'impresa dare il coraggio e la fiducia di guardare al futuro. Esatto, purtroppo ecco, le risposte, quelle attuali, immediate, sono state legate a questi circuiti veloci e promossi direttamente dall'amministrazione e dai tanti volontari, tanti imprenditori, le associazioni che in questa fase ci hanno dimostrato vicinanza, non solo morale ma vicinanza concreta tramite aiuti monetari che già da questa settimana sono in distribuzione sulle nostre tante attività d'impresa. Ricordo che più del 70% del nostro tessuto socio-economico purtroppo è stato compromesso ed è a quello che oggi guardiamo con attenzione, perché sarebbe inutile rifare una strada e un ponte se nel frattempo quel paese non esiste più. La Scuola Alberghiera di Piobbico è da sempre partner della Fiera Nazionale del Tartufo ma anche del territorio, perché il tartufo ha un ruolo centrale anche nell'insegnamento delle attività in cucina e oggi proprio i ragazzi preparano il pranzo di apertura. Sì, come di consuetudine anche quest'anno siamo presenti qui ad Acqualagna per la preparazione del buffet iniziale di inaugurazione e abbiamo preparato dei piatti a base di tartufo, dall'antipasto fino al dolce. Quindi anche il dolce si presta bene per abbinamenti con il tartufo. E oltre alla manifestazione qui di Acqualagna partecipiamo anche alle altre manifestazioni dell'entroterra marchigiano, quindi a Pecchio, Sant'Angelo in Vado, sono tutte manifestazioni dove la Scuola Alberghiera viene coinvolta per la preparazione e per l'allestimento del buffet inaugurale. Quanti ragazzi ci sono oggi e cosa stanno preparando? Qui presenti oggi sono una ventina di ragazzi che prendono parte sia nell'accoglienza delle persone che parteciperanno alla manifestazione, servizio di cucina e sala bar. Ci sono tre settori, quindi il settore di accoglienza, sala bar e cucina. In cucina stiamo preparando degli gnocchetti al tartufo, un carpaccio affumicato sempre con delle verdure di stagione al tartufo, e di dolci ci abbiamo un bostrengo che è tipico della nostra zona, dei cantucci e poi altre varie preparazioni come antipasto.